dispiace assessore, ma lei ha sbagliato, come si dice anche da Pontone, perché voi non avete sbagliato la data, non avete sbagliato la data, perché la 524 che si sarebbe adibita nel 2017-18, che ha fatto la regione, le linee guida, voi le avete con la vostra volontà messe nel 2018 e 2019, non esiste, è un atto falso, e lo dico, è un atto falso, lei ha fatto una falsità, e questo qua, al di là, a parte il fatto che non l'avete ritirata, io ho ascoltato bene, voi cambiate cosa? Ma poi sul piano politico, sindaco, ma noi qua mica stiamo indossando l'acqua, noi siamo i rappresentanti della città, cioè lei parla con la Carao, parla con gli altri e non parla con noi, cioè ma io veramente, noi siamo a cambiamo aria, cioè sindaco, io veramente rimango sconfortato da questo modo di fare, ma noi siamo i rappresentanti del popolo, noi siamo stati eletti, e lei dice io parlo con la Carao, a me fa piacere che lei parla con la Carao, perché stava in vista pure con me, per cui come potrei parlare di male, ma lei deve parlare prima con noi, un atto così non si fa in giunta, non si fa in giunta un atto così, assessore, perché qua ci sono solo le sue idee, ci sono solo le sue idee, e poi le linee programmatiche del 2017-18 sono simili a quelle del 2018-2019, lei doveva già avere in atto, io sono andata adesso a vedere nella cartellina della delibera che lei ha fatto, non c'è nulla, non c'è nulla, e lei fa scrivere. Lei qua pensa che cosa scrive? Una cosa sua, personale! Ma vista la proposta di dimensionamento, di chi? Di chi? Mi deve dire di chi? Non ci sono le carte! Ma lei fa una cosa sua! Ma lei pensa veramente che. Ma lei pensa che veramente ha vinto l'elezione e diventare il presidente della Repubblica e non che è il presidente dell'Europa e non che è il presidente del mondo! Ma si rende conto? Lei sta giocando sulla pelle dei ragazzi! Lei ci sta giocando sulla pelle dei ragazzi! Oggi se anche in pochi sono presenti qui per dire che lei ha sbagliato tutto, dove si sono le proposte? Dove sono le proposte? Io sono andato adesso, c'è solo l'anima della delibera e basta, ma perché si fa così? E segretario, io ho parlato in falso, qui dice la partecipazione con funzioni consultive referenti assistenti del segretario generale. Segretario, ma lei ha capito che questo è un falso o non l'ha capito? Segretario, io ti faccio specie che lei è un segretario, ma lei ci vuole andare in pensione il prossimo anno o ti vuole andare a fare la cosa? Ma io non riesco a capire. E poi tutto questo, cari assessori, non ridete, perché voi siete coloro che erano presenti, sono intervenuti. Presidente, Cosmo Milano. L'assessore Angelo ha capito tutte cose, alla Gaetana se n'è andato. No, non c'è! L'assessore Mauro Fortunato, l'assessore. Qui voi siete compartecipi di questa situazione. Avete capito o non avete capito? Cioè, se questa si è fatta, prendono questa delibera e vedono che c'è un falso. Perché l'assessore sapeva benissimo che non era uscita quella 18 e 19, non era uscita. Infatti l'ha fatta il 27 di settembre, è uscita il 12 di ottobre. A meno che lei non prevedeva già il futuro, e allora ci volevano altre cose. C'è poco da ridere, c'è poco da ridere. E poi, sotto il piano politico, io lo dico, Presidente, l'ho detto già, ma come si fa? Stiamo chiudendo le scuole, Gaeta, e che cosa ti fa? Si parla con la Carao, non ne stiamo a fare qua. Ma vi rendete conto? Io rappresento una parte di questi signori, io rappresento una parte di me, lei rappresenta una parte di questi signori. E alla fine che facciamo? Mettiamo tutti in mano all'assessora che decide sul nulla. L'avete letta questa delibera? L'avete letta? Non l'avete letta? Perché qua c'è il nulla, c'è il nulla. Visto la proposta di accorpamento, di chi? Ma di chi? Ma io mi dico, ma hai visto, considerato, fatto, ma di chi? Ma io ti dico, adesso deve dimettere, assessore, lei se è una persona per bene, si deve dimettere, e io glielo dico a tutti, glielo dico, lei si deve dimettere, perché lei con questa qua ha creato delle situazioni nella città, perché qua c'è la gente che si sta preoccupando se i figli devono andare a scuola o un'altra, e poi non ci sono i numeri. Ma santo Dio, io dico questo, ma è mai possibile? Un paese come Gaeta
avere o una scuola elementare